Tra le modalità alternative di risoluzione della controversia rientra il cosiddetto arbitrato. In pratica, tramite l'arbitrato, le parti rinunciano ad adire la giurisdizione pubblica, il giudice statale, ai fini di una risoluzione, diciamo così, vedremo, negoziale della controversia ricorrendo appunto ad arbitri. Ma è possibile sempre ricorrere all'arbitrato e dunque a questa forma di risoluzione della controversia? In realtà no, perché se leggiamo l'articolo 806 del Codice di Procedura Civile, stabilisce che le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili. E dunque non si può ricorrere ad arbitri, non si può rinunciare alla giurisdizione pubblica. Per esempio, per le controversie in materia di stato o capacità, per le controversie relative alla separazione e divorzi, lì bisogna per forza utilizzare, ricorrere al giudice statale e dunque al tribunale, non potendo deferire la controversia ad arbitri. Ma come si deferisce la controversia ad arbitri? Bene, le opzioni sono due: attraverso il cosiddetto compromesso o attraverso la clausola compromissoria. Il compromesso è un atto, diciamo così, che deve essere scritto a pena di nullità dopo che è insorta la controversia. In pratica insorge la controversia e le parti con questo atto scritto a pena di nullità deferiscono la controversia ad arbitri. Ora, è facilmente intuibile che una volta che sorge la controversia è difficile che le parti si mettano d'accordo, diciamo così, per risolvere in maniera diversa da quella ordinaria, cioè davanti al tribunale, con un contenzioso davanti al tribunale, la controversia. È un buon problema stesso che si ha in alcuni campi in materia di mediazione, no? Tra le critiche che si fecero alla mediazione è proprio quello: una volta che il conflitto è insorto, le parti tutto a un tratto, dopo aver magari rifiutato una transazione, vanno in mediazione. E stessa cosa riguarda l'arbitrato, dunque è molto più difficile che insorta la controversia si decida poi di lasciare la decisione in mano degli arbitri, del cercare di comprometterla, cioè di trovare un accordo compromissorio. Più diffusa invece la cosiddetta clausola compromissoria, che nello stesso contratto, diciamo dunque prima che nasca la controversia di quel co nascente da quel contratto, e dunque nello stesso contratto, oppure in atto separato, si prevede che eventualmente in caso di controversie, la controversia sarà deferita ad arbitri. Chiaramente questa è molto più diffusa in contratti di locazione, anche di uso comune come la locazione o anche l'acquisto di un immobile. Ecco, è bene che la clausola compromissoria, per evitare che insorgano dei conflitti sulla sua stessa validità, innanzitutto è una clausola, diciamo così, che segue il regime, diciamo così, delle clausole vessatorie e dunque chiaramente non può essere predisposta in atti unilaterali, insomma, ecco. Però la clausola deve essere accettata per iscritto. Ora, la clausola compromissoria è bene che sia molto specifica, sia specifica in relazione alla camera arbitrale che dovrà decidere, sia specifica in relazione al regolamento arbitrale da adottare, sia specifica anche nell'identificazione se quel tipo di arbitrato è rituale o irrituale. Perché noi sappiamo che, seppur vero, come stabilisce la Cassazione, come stabilisce il Codice Civile, che sostanzialmente in presenza di un contratto, oltre al tenore letterale, ci si rifà all'intenzione delle parti, desumibile anche dal contegno successivo al contratto, e dunque anche da questo, anche nel corso dello stesso giudizio arbitrale, si può capire se un arbitrato sia rituale o meno, e vedremo che le conseguenze non saranno prive di risvolti applicativi, perché c'è una diversità tra i due tipi di arbitrato anche in materia di impugnazione, seppur vero che dunque si può desumere anche nel corso dell'arbitrato se sia rituale o meno, è anche vero che più la clausola compromissoria è specifica, e meglio è. Meglio si evitano contestazioni che andranno sempre fatte davanti all'arbitro e non davanti al tribunale. Ora, questa è la caratteristica, diciamo così, dell'arbitrato. Ora, l'arbitrato si divide in rituale. L'arbitrato rituale è irrituale. Nell'arbitrato rituale le parti mirano a ottenere un qualcosa che assomiglia e che abbia l'esecutività della sentenza, cioè il lodo arbitrale nell'arbitrato rituale può essere di condanna, può essere di accertamento, può essere anche addirittura costitutivo, cioè modificativo di una situazione sostanziale delle parti.
ma mai ha efficacia di valore di titolo esecutivo se non tramite decreto del Tribunale. E in questo è chiaro l'825 che dice: porta quel lodo arbitrale che ho ottenuto in Tribunale e io gli do esecutività. Lo faccio cioè diventare un titolo esecutivo parificabile da un punto di vista delle forze esecutive alla sentenza, altrimenti prima non lo è. Chiaramente una volta emesso vincola le parti. Questo lodo di condanna, di accertamento costitutivo, ma le parti, se vogliono che sia un titolo esecutivo, devono portarlo in tribunale affinché con decreto venga data esecutività a questo lodo. Dunque, invece, nell'arbitrato irrituale siamo davanti a un vero e proprio contratto, dove le parti sostanzialmente non vogliono che quello diventa titolo esecutivo e mai diverrà, ma semplicemente un contratto vincolante tra le parti, tant'è che ciò che è là dentro, se non va bene, deve essere impugnato con gli ordinari strumenti negoziali e non attraverso, vedremo come avviene per l'arbitrato rituale, la possibilità di impugnarlo in corte d'appello in unico grado e poi eventualmente in Cassazione. No, lo devi impugnare come se impugnassi qualunque contratto, per vizi attinenti sia alla clausola compromissoria e anche poi al giudizio sostanzialmente arbitrale. Ora, è questa, diciamo, la differenza, possiamo dire, fondamentale tra i due tipi di arbitrato, che potrebbe portare a far pensare che alla fine allora il primo abbia natura giurisdizionale, il lodo, cioè l'arbitrato rituale, e quello irrituale invece abbia valore negoziale. In realtà non sembra essere così, o meglio, dobbiamo fare una precisazione. Effettivamente la Corte Costituzionale, con sentenza del 2013, e questa fu una sentenza molto importante, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'articolo 819 ter, se non sbaglio, nella parte in cui non provveda, diciamo così, la traslazio, io dici, sentenza della Corte Costituzionale del 2013 numero 223, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 819 ultimo comma, questo veramente appunto è molto importante, nella parte in cui esclude l'applicazione nei rapporti tra arbitrato e processo delle regole corrispondenti all'articolo 50 del codice di procedura civile. Cioè, in precedenza, nei rapporti fra arbitrato e giudice, proprio perché l'arbitrato non era considerato una giurisdizione, e probabilmente neanche lo è, ma un giudice privato, non un giudice speciale, io non posso applicare la fondamentale, diciamo, funzione di salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda che consegue a un eventuale difetto di giurisdizione. Noi sappiamo che ormai dal 2007 in poi, in seguito al rilievo del difetto di giurisdizione da parte di un giudice ordinario in favore del giudice speciale e viceversa, è ammessa la cosiddetta traslatio iudici, ovvero si sposta tutto, si riassume tutto davanti all'altro giudice, a quello cioè fornito di giurisdizione, sostanzialmente salvandosi così gli effetti sostanziali e processuali della domanda conseguenti alla primazione, e dunque di fatto l'effetto interruttivo e l'effetto interruttivo permanente, cioè la sospensione, oltre alle decadenze. Dunque si salvava l'eventuale impugnazione di una delibera assembleare nei termini di 60 giorni, dunque dove c'è un termine di decadenza, grazie alla traslazio iudici quello si salva al momento della proposizione della domanda al giudice sbagliato. Si riteneva però che questo principio fondamentale, stabilito dalle sezioni unite anche dalla Corte Costituzionale del 2007, che poi non era nient'altro quello che il codice nell'articolo 50 affermava in materia di competenza, non si applicasse nel rapporto tra giudice e arbitro. Ebbene, la Corte Costituzionale del 2013 ha detto: mi si deve applicare, perché la ratio è la stessa. Se io mi sbaglio e vado dall'arbitro e devo andare dal giudice ordinario, o mi sbaglio e vado dal giudice ordinario perché c'era un compromesso, una clausola compromissoria, il convenuto la eccepisce, il giudice se ne accorge e la dichiara, e io devo poi andare davanti all'arbitro con la possibilità di vedermi salvati gli effetti sostanziali e processuali della domanda, perché l'articolo 24 della Costituzione mi richiede questa funzione in entrambi i casi. Perché non davanti a un arbitro e giudice speciale, a un arbitro e giudice ordinario, ma soltanto tra un giudice ordinario e un giudice speciale? Ecco, questa pronuncia della Corte Costituzionale da qualcuno era stata vista, anzi dirò testualmente quello che ha detto la Corte Costituzionale: anche se l'arbitrato rituale resta un fenomeno che comporta la rinuncia alla giurisdizione pubblica,
Esso mutua da questa alcuni meccanismi al fine di arrivare a un risultato che sia sostanzialmente analogo a quello del giudice statale. E dunque, se si vuole arrivare a un risultato analogo a quello del giudice statale, fino ad arrivare addirittura all'esecutività del lodo dopo il decreto del tribunale, è chiaro che gli effetti tra questi meccanismi mi devi includere la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda in caso di errore del ricorso al giudice, che sia ordinario, che sia l'arbitro, e dunque e viceversa, che è fondamentale nella mentalità della persona perché vuole alla fine in qualche maniera, in quello rituale, avere gli stessi effetti che avrà la sentenza. E dunque questo è una cosa appunto molto importante. Però la Cassazione nel 2015, con sentenza del 2015 numero 23.629, ha detto: va bene questo, però attenzione che l'arbitrato rituale rimane sempre una procedura privatistica, non è una forma di giurisdizione. Ecco perché dopo questa pronuncia della Consulta del 2013 qualcuno iniziò a sostenere che allora l'arbitrato è diventato una pronuncia giurisdizionale. Ha natura giurisdizionale il lodo, e dunque il lodo è dunque non una natura privatistica seppur rituale. Ebbene, la Cassazione del 2015 ha detto no, l'arbitrato è rimane un atto sostanzialmente negoziale, anche l'arbitrato sostanzialmente rituale. Precisando poi una cosa molto importante in questa sentenza, ovvero che è molto importante capire quando ci sia la differenza tra arbitrato rituale e rituale, sempre all'interno però di una natura, diciamo così, negoziale, non giurisdizionale di questo procedimento di risoluzione alternativa della controversia. Ed è bene capirlo dalla stessa clausola compromissoria, perché cambia, abbiamo visto la ratio, nell'arbitrato irrituale siamo davanti a un vero e proprio contratto, le parti non vogliono che diventi un titolo esecutivo, però se impugnato bisognerà nella maniera più assoluta sostanzialmente seguire le regole in generale dell'impugnazione dei negozi, mentre invece non sarà possibile l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale invece rituale, che sappiamo può essere impugnato per nullità in casi molto circoscritti descritti dall'articolo 829 del codice di procedura civile, dunque con un giudizio della Corte d'Appello che sarà un giudizio veramente a critica molto vincolata, però ecco, su questioni pure formali, però questo non è possibile per l'arbitrato rituale, perché lì bisogna seguire l'impugnativa negoziale. Allora questo è importante perché questa pronuncia della Cassazione dice che il giudice di Cassazione può, quale giudice in questo caso del fatto, non limitarsi alla motivazione della sentenza censurata in Cassazione, ma andare a guardare proprio la clausola compromissoria e anche il contegno delle parti per cercare di capire se si è davanti a un arbitrato rituale o irrituale. Ecco perché è importante cercare di fare una clausola compromissoria che magari già lo specifica, così poi è più agevole capire che tipo di arbitrato sia, con tutte le conseguenze anche in materia di impugnazione. Ora, che l'arbitrato effettivamente abbia natura negoziale sembra essere confermato, diciamo così, non solo dal fatto che si tratta anche di regole diverse nel rispetto sempre del giusto processo e del principio del contraddittorio, contraddittorio inteso non solo che devono partecipare tutte le parti, ma contraddittorio inteso anche come diritto di difesa, assicurare il diritto di difesa, il contraddittorio, il diritto di difesa, quali regole e il giusto processo non mancano mai. E non mancano nel procedimento sommario di cognizione, non mancano nei procedimenti a cognizione invece sommaria. Sempre va garantito bene o male un contraddittorio, prima o dopo, sostanzialmente, ecco. Salvo nel decreto, che chiaramente il decreto ingiuntivo, che ad esempio inaudita altera parte, e dunque chiaramente lì il contraddittorio non c'è, che però viene recuperato eventualmente nella fase oppositiva. Ora, di opposizione. E dunque, al di là di questo, cambiano le regole, ma soprattutto abbiamo degli indici in base al quale manca un potere autoritativo dell'arbitro, tale da poterlo definire giurisdizionale. Ad esempio, l'articolo 818 sui provvedimenti cautelari dice: gli arbitri non possono concedere sequestri né altri provvedimenti cautelari salva diversa disposizione di legge. Non che non ci possano essere, perché sia nell'arbitrato rituale che anche in quello irrituale è possibile la tutela cautelare, ma bisogna chiederla al giudice statale, al giudice cautelare, e non può farlo l'arbitro. Così pure l'intervento, no? Noi sappiamo sostanzialmente l'intervento dei terzi, 816 quinques, l'intervento volontario, la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.
Dunque, mentre nel processo ordinario, diciamo contenzioso davanti al tribunale, anche una sola parte può chiamare un terzo in causa e la può chiamare anche il giudice con un intervento, che il giudice chiama un terzo in causa, qui abbiamo visto il terzo può intervenire solo se c'è l'arbitro, non può chiamare il terzo unilateralmente, deve esserci l'accordo delle parti e del terzo per essere chiamati all'ente in una causa. Anche questa è espressione di assenza di poteri autoritativi. Così anche in materia di istruttoria, sostanzialmente, in materia di istruttoria è dove gli arbitri hanno i poteri del giudice, ma senza, diciamo così, poteri coercitivi, senza la possibilità dell'esercizio di poteri coercitivi. E dunque vediamo che manca quella caratteristica dell'autorità tale da poterlo considerare tipica del giudice statale e della giurisdizione pubblica e del provvedimento giurisdizionale in sé, sostanzialmente. E questo potrebbe essere una conferma di quello che dice la Cassazione, dove l'arbitrato e la natura dell'arbitrato è comunque sostanzialmente negoziale. Ora, detto questo, per quanto riguarda altri elementi caratteristici, diciamo così, la domanda arbitrale è come la domanda da un punto di vista, diciamo, contenuta nella citazione o nel ricorso, e dunque è idonea a interrompere la prescrizione, e la domanda di arbitrato con oggetto beni immobili o mobili registrati è trascrivibile. Ebbene, la domanda arbitrale deve essere contenuta nell'atto di nomina sostanzialmente degli arbitri? Bene, per una tesi sì, o meglio l'atto di nomina della domanda, l'atto di nomina degli arbitri deve contenere la domanda almeno nei suoi elementi iniziali, essenziali, e la notificazione fa iniziare la litispendenza e dunque la pendenza del giudizio. Per altro orientamento invece giurisprudenziale, la pendenza inizierebbe con la costituzione del collegio arbitrale e da lì decorrerebbe il termine per la pronuncia sostanzialmente del lodo. Ecco, queste, diciamo così, sono le caratteristiche, diciamo, più salienti e fondamentali per quanto riguarda sostanzialmente l'arbitrato. Ecco, per quanto riguarda anche i rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria, abbiamo visto qual è. In pratica, se un giudice bisognava andare da un arbitro e si accorge che c'è una clausola compromissoria eccepita, sostanzialmente di fatto dichiara la sua incompetenza, perché è una questione di incompetenza. E dopo il principio stabilito dalla Consulta del 2013 si applica l'articolo 50 del codice sostanzialmente di procedura civile, trasmiga la causa davanti all'arbitro o viceversa, rimangono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda. E dunque sono interrotte decadenze, come l'impugnazione per esempio di una delibera assembleare, oppure prescrizione sostanzialmente e con interruzione e sospensione del termine di prescrizione, sempre in rapporto d'autorità. Ora, questo principio dettato dalla Consulta, in base al quale anche nel rapporto tra giudice ordinario e arbitro si applica, diciamo così, la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, qualora uno dei due dichiari il proprio difetto, diciamo così, di competenza, riguarda anche il rapporto tra arbitro e giudice amministrativo? Sì, perché l'articolo 12 del codice del processo amministrativo afferma: le controversie concernenti i diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato individuale, richiamando le norme al codice di procedura civile, tra cui l'816 sostanza 19 ter, come riformulato dalla Consulta. Così anche qui, qualora ci sia una controversia di competenza del giudice amministrativo, invece bisognava andare da un arbitro perché c'era una clausola compromissoria, ai sensi dell'articolo 12 del codice di processo, dunque per rinvio alle norme del codice di procedura civile, qualora ci sia questo difetto, la causa va davanti agli arbitri, la controversia va davanti agli arbitri, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.